delle donne nel costruire anche questo modello di integrazione. Due quadri, due opere realizzate dai ragazzi che parlano di un unico tema, quello dell'integrazione e della cittadinanza. Sì, il nostro istituto lavora da tempo su questo tema, anche con la collaborazione con l'amministrazione comunale. Abbiamo avviato l'anno scorso un progetto e la consegna di queste due opere si pone proprio come corollario al progetto stesso, insomma, no? E i ragazzi che hanno realizzato queste due opere hanno voluto esprimere un concetto a cui teniamo in modo particolare, che è quello appunto di schierarsi a favore di una società dell'integrazione, una società dove le diversità non rappresentano un ostacolo ma sono bensì una vera e propria fonte di ricchezza. Ecco, tu hai realizzato l'opera che vediamo dietro le spalle, tre donne, tre nazionalità diverse, un unico peso che è quello del mondo? Sì, perfetto, sì. Che esperienza è stata realizzare quest'opera? Voi, insomma, studiate per diventare degli artisti poi? Sì, io ho lavorato più che altro da sola, perché ho preferito stare in pace quando dipingevo con musica e rilassarmi in casa, e è stato appagante. Elia, invece, tu hai realizzato l'altra opera che vediamo, di che cosa parla? Donna, da tutte, da terza, da banda, sana, un'unità, papà. Di rilievo, è proprio a testimonianza che la scuola, gli alunni sono stati ben lieti di aderire a questa richiesta, e le opere che due dei nostri alunni, gli artificelli e la carica, due opere estremamente significative realizzate dai ragazzi del liceo artistico e trovano spazio in una sala anche molto particolare. Dove siamo e che cosa sono queste opere? Questa è la sala delle cittadinanze del comune di Arezzo, e i ragazzi hanno colto e interpretato molto bene il profondo significato di questo luogo. Qui i nuovi cittadini, gli stranieri che hanno il riconoscimento della cittadinanza, giurano sulla Costituzione italiana. Qui avviene una festa simile a quella del matrimonio, qui ci alziamo tutti in piedi per l'inno d'Italia e il cittadino giura con gli applausi degli altri, portano parenti, amici e anche tra di loro persone originarie di paesi diversi festeggiano questo evento. Questa è una sala molto particolare, qui i cittadini stranieri vengono a giurare sulla Costituzione, che cosa? I neocittadini italiani giurano fedeltà alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione. Prestano qui appunto il giuramento di cittadinanza a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento per vari motivi, può essere il riconoscimento perché hanno risieduto ininterrottamente e legalmente nel territorio italiano per più di 10 anni, oppure per matrimonio, possono ottenere la cittadinanza perché sposano un italiano o un'italiana, oppure le cosiddette seconde generazioni, cioè quelli che sono nati e cresciuti in Italia, che al compimento del 18° anno possono chiedere e ottenere il riconoscimento la cittadinanza, una pratica questa che è solo comunale, non è prefettizia o ministeriale come le altre. Sono in aumento i cittadini che vengono qui ad Arezzo e prestano giuramento sulla questione. Sì, c'è stato un grosso aumento, nell'ultimo anno è aumentato di circa un terzo il numero degli atti di cittadinanza.